Neolaureata in ingegneria, qual è il tema della sua tesi? Allora, la tesi si basa sulle azioni intraprese per la mobilità sostenibile a livello europeo e nazionale e è stato approfondito poi il caso di Messina. Perché la mobilità di Messina diventa un caso? Principalmente perché la mancata programmazione di una mobilità sostenibile ha trasformato Messina in una città congestionata. Difatti i cittadini si trovano in una situazione paradossale in cui sono sia vittime che carnefici perché appunto agiscono pensando che l'automobile sia un valido strumento per ottimizzare i tempi di percorrenza, ma in realtà poi li rallentano. Negli ultimi mesi abbiamo visto cambiare radicalmente la nostra città, anche questi cambiamenti sono riportati nella sua tesi. Sì, i cambiamenti più notevoli si sono manifestati attraverso due iniziative che sono appunto Move Me di ATM con appunto in accordo col Comune di Messina, che al momento conta più di 28.000 abbonati, di cui 24.000 utenti che hanno usufruito poi del servizio. E un altro cambiamento notevole è stato con l'adozione della micromobilità elettrica, che ad oggi conta più di 8.000 utenti. Nel suo lavoro viene analizzato anche il PUMS. Attraverso il PUMS ci saranno altri cambiamenti. Tuttavia l'utente ha bisogno di essere rassicurato, quindi più viene pubblicizzata un'iniziativa, più l'utente si abitua all'idea che questa possa essere funzionale. Nei mesi in cui sono stati posizionati i cordoli, realizzate le piste ciclabili, ci sono state anche tante critiche all'amministrazione. Secondo lei perché facciamo fatica ad abituarci? Perché il cittadino difficilmente vuole uscire dalla propria comfort zone, anche perché la popolazione si è abituata a un sistema dominato dall'auto, è difficile per l'utente stesso adottare un altro tipo di mobilità. Tuttavia però i benefici sono molteplici, a partire dalla riduzione della congestione, il caso più importante che è quello dell'inquinamento, perché sono state adottate già in passato delle iniziative come per esempio le domeniche a piedi, che però hanno avuto dei risultati fallimentari perché secondo degli studi del CNR le molecole di particolato comunque rimangono in aria per svariate settimane, per cui servono delle soluzioni a lungo termine. In questa tabella ad esempio viene analizzato il dato delle superfici occupate dalle auto in diverse città, ad esempio Messina come è messa? Messina appunto risulta secondo questa tabella al quarto posto. In media un'auto occupa 12,5 metri quadrati. La superficie occupata dagli abitanti appunto risulta 111.165 metri quadrati e contestualmente quella occupata dalle auto risulta 1.887.017 metri quadrati. Messina può tornare ad essere una città che mette al centro la persona e non l'automobile? Allora, sicuramente il cambiamento può avvenire, però deve essere fatto in maniera progressiva, senza cercare di stressare l'utente e soprattutto senza far pesare gli anni di una mancata programmazione urbana sostenibile. L'obiettivo principale in questo momento per i cittadini deve essere la resilienza, ovvero la capacità di reagire a uno shock, ma soprattutto di non essere resti al cambiamento e quindi avere spirito di adattamento.